E vediamolo adesso, signori, il Museo della Tortura. Museo della Tortura Volterra, fantastico. Io direi che la tortura è un fatto storico, che è un fatto che non è superato. La tortura, infatti, non conosce epoca, non conosce epoca. Ancora adesso, c'è la necessità di torturare. La tortura un tempo era sia nel potere politico e nel potere religioso. C'era la necessità di fare male a qualcuno, necessità di imprimere irreprensibile dell'essere umano di fare male. E la tortura è stata sempre giustificata per eliminare la persona che era giudicata nociva. Per questioni di sicurezza o per questioni di ordine pubblico, ma con il solo piacere di fare del male, di provocare dolore a qualcun altro. E ancora oggi noi ci troviamo magari in qualche causa a sentirci torturati per qualcosa che abbiamo fatto solo per qualcuno ci vuole provocare del dolore. Ma anche nel caso di separazione, vediamo certe donne come si divertono a provocare del dolore nel marito che poi sfocia nell'omicidio. Ma vediamo questa mostra di Volterra, fantastica, signori. E dopo questa premessa, io vi consiglio veramente di andare a questa mostra di Volterra nel Museo della Tortura. Questa è la maschera del boia, il boia che si mascherava per non essere riconosciuto e infliggere le punizioni. Ma vediamo un po', maschere di infamia. Venivano messe queste maschere agli infami, alle persone litigiose e quelle che parlavano male, anche alle donne, quelle che chiacchieravano molto, addirittura si giustificava la tortura, gli si mettevano queste maschere con delle punte verso la bocca in modo che non potessero parlare. Incredibile. I bambini, la tortura dei bambini a scuola, venivano derisi, fatti salire sull'asinello della vergogna e derisi da tutti, oppure fatti inginocchiare, eccolo qui l'asinello della vergogna in classe. E quindi anche nei bambini, non solo negli schiavi, nelle donne, ma tutti, c'era questa cultura della tortura. La carriola dello schiavo, dove veniva lo schiavo veniva legato a questa carriola, tutto il giorno doveva portare avanti e indietro i materiali e lui stava legato alla tortura. Quindi la tortura, frase di Berlusconi, lo strumento di pubblico ludibrio, sono stato esposto al pubblico ludibrio. Altra tortura, queste per le donne che tradivano i mariti, che rimanevano incinta, venivano tagliate completamente i capelli e veniva messa questa treccia di paglia e una collanina con dei campanelli e quindi era costretta a andare in giro così, con questa treccia di paglia. Anche c'erano le collane di Panù, non facevi niente, non c'hai voglia di lavorare, ti ubriacavi, giocavi a carte. Ti mettevano la collana del fannullone in modo che la gente ti potesse prendere in giro. Oppure c'era il ceppo della pubblica gogna, dove tu venivi legato, venivi incastrato mani e piedi a questa tavola di legno e tutta la gente ti poteva schernire, sputare, prendere in giro, picchiare, fare quello che voleva. Eccolo qui, il ceppo della pubblica gogna. Venivi lì legati mani e piedi, rimanevi lì e tutti potevano fare quello che volevano. La collana del fannullone, eccola qua, vedi, ti mettevano sta collana con i dadi, la pipa, e tu con questa cosa al collo legata andavi in giro e tutti ti riconoscevano come fannullone. Violini delle comari, praticamente quelle donne che chiacchieravano molto le legavano assieme in questo specie di violino, così queste non potessero rompere scatole, tra di loro almeno potessero parlare liberamente. Eccolo qui, vedete, il collo, entrambe le mani e le donne rimanevano qua incastrate con il collo e le mani a questo violino. Lo schiacciapollici per indurre a parlare e per poter costringere le persone a parlare, quindi erano tortura dell'Inquisizione. Eccolo qua, ti mettevano i pollici, te li schiacciavano piano piano questo marchingegno, ti facevano male.
oppure la botte della vergogna, ti incastravano dentro questa botte, ti usciva la testa con il campanellino e tu giravi per la città con questa botte e tutti ti potevano schernire, buttare a terra, spingere, fare qualcosa. La gogna della botte era anche peggiore, perché ti potevano mettere in una botte piena di escrementi, di cacche, di cose, e poi tu alla fine, rimanendo in questa botte per giorni, alla fine la morte certa arrivava per infezioni e setticemia. Eccola qui la gogna della botte. E la pera orale o vaginale, non commento, praticamente vediamola questa pera, una pera che pian pianino si allargava e provocava delle lacerazioni, eccola qua, si girava e piano piano ti provocava delle lacerazioni. Ma poi passiamo alla sede della tortura, quindi la persona veniva torturata piano piano, in questa sedia veniva fatta l'inquisizione, eccola qui legato e tu facevi fatica a stare seduto, quindi dovevi appoggiare sui gomiti quando le gambe non ce la facevano più. E la tortura dei ratti, questa tremenda, ti mettevano questi ratti dentro su una pentola posata sulla pancia, o dei ghiri, e poi i ratti giravano e poi scaldavano la pentola, e i gatti e i ghiri per scappare cominciavano a scavare sulla tua pancia. Quindi una tortura veramente incredibile. E il diritto di bara non me lo ricordo, e comunque sì, che se tu potevi accusare dovevi stare nella bara con la persona che avevi ammazzato, e se non succedeva niente o se succedeva qualcosa venivi dichiarato colpevole, quindi ti mettevano vicino alla persona che avevi ucciso. Vabbè, il collare spinato, che poteva essere letale, quindi una cintura piena di spine, eccolo qui, il collare o la cintura con le spine, quindi dovevi girare, quindi alla fine questo collare alla cintura ti procurava una serie di ferite che potevano essere letali, perché provocavano infezioni. E la cintura di castità, fantastica, vediamola, perché si pensava che la cintura di castità fosse messa alle donne perché non potessero tradire il marito. Invece si è scoperto che erano le donne stesse che si mettevano la cintura di castità per poter andare in giro in ambienti pericolosi, quindi era usata direttamente dalle donne stesse per non essere praticamente violentate. Eccola, la cintura di castità. Straziatorio dei seni, non mi ricordo più, ma comunque veniva inflitta, ragazzi, vabbè, la sedia del tuffo, fantastico. Praticamente in questa sedia qua ti legavano e ti buttavano in un pozzo e poi pian piano ti tiravano su e giù finché tutti non parlavano e tutti ti potevano prendere in giro. Quindi eccola qua la sedia del tuffo, dove tu venivi legato e pian piano andavi immerso su e giù nel pozzo. La spada del boia, il boia ti tagliava la testa con questa spada qui, ed era tutto coperto la ghigliottina. Queste torture utilizzate in varie epoche. Eccola qua la ghigliottina. Le gabbie pensili, rimanevi in questa gabbia e così tutti ti potevano prendere in giro in questa gabbia e ti lasciavano lì per richiusa e appesa a morire di fame e di sete in questa gabbia. L'eviscerazione, altra tortura, un supplizio tremendo. E praticamente eri vivo e ti evisceravano, ti toglievano tutte le tue viscere, te le legavano a un paletto e pian pianino cominciavano a girare questa manovella e ti toglievano sotto i tuoi occhi le tue viscere. E lo spezzamento della ruota ferrata, questa è un'altra tortura, praticamente venivi legato a questa ruota ferrata e poi questa ruota veniva fatta girare e si spaccava, praticamente con questa ruota ti si spaccavano tutte le ossa. La sega, la tortura della sega, qui c'è descritta, venivi praticamente legato, segato con questa sega e
completamente da una parte all'altra, la sega della tortura. Questa è la ruota ferro per spaccarti le ossa, lo schiacciatesta, boh, un'altra macchina di tortura, per farti male, provocare dolore alla testa. Il martirio di Attilio Regolo, che ti mettevano in questa botte, ti facevano, era una tortura usata al tempo delle guerre puniche. Tu in questa botte ti facevano, con tutte le spine dei chiodi, ti buttavano giù da questa botte. La garrota, tante serie di garrote, praticamente tu venivi legato al collo e costretto a stare in posizione semipiegata finché le gambe non ti cedevano, tu praticamente ti impiccavi, ti strozzavi da solo. Quindi se le gambe resistevano, rimanevi in vita. Eccola qui, sta garrota qua. Ti toglievano lo sgabello sotto finché tu non ce la facevi più, e quindi automaticamente ti strozzavi da solo. Collare penale di peso e trascinamento: avevo un collare che spinato, appuntito, che ti dovevi trascinare dietro, supplizio della sospensione, tipo la garrota. Quindi no, venivi sospeso con un pendolo, e quindi tu eri sospeso con questo pendolo, ti dovevi andare avanti e indietro. Eccolo qua, il pendolo che ti lasciava sospeso, e rimanevi così per lungo tempo. E il letto della tortura, la culla della tortura, è un altro fantastico. Ti mettevano in questa culla piena di aghi e di chiodi, e ti cullavano nelle spine da una parte e dall'altra. E l'impalamento, una vecchia tortura, e anche qui la sedia della Santa Inquisizione: venivi seduto all'incontrario e torturato, e chi vi si chiedeva di parlare. Venivi frustato con questa catena con delle spine, la gatta di queste catene, o questa fruste che ti praticamente asportavano la pelle. La sedia inquisitoria della Santa Inquisizione con aghi e spine, la culla di Giuda, come l'ho già detto, il cono. Questo cono praticamente eri costretto a stare seduto in questo cono, e praticamente questo cono pian piano ti si penetrava all'interno delle viscere. E qui la foto dell'utilizzo, insomma, di quella persona legata su questo cono. Tormento del velo: ecco, praticamente ti facevano bere questo velo lurido, sporco, te lo facevano inghiottire, poi di colpo te lo tiravano fuori dall'intestino. Tortura dell'acqua: quindi ti facevano bere infinita, infinita, infinite quantità di acqua, fino da farti scoppiare la pancia. Eccolo qui. Pazzesca anche questa tortura. Il banco della tortura, con tutti gli strumenti possibili e immaginabili, piano piano, per torturarti e farti parlare. Il banco dello stiramento: ti tiravano le ossa e ti allungavano le ossa. E questo qui sempre il cavallino della tortura dei bambini. E la cintura di Sant'Erasmo, anche qui una vecchia cintura che te la mettevano con questa cintura di spine, che praticamente ti bucava tutto e pian piano potevi morire di infezione. La Vergine di Ferro di Norimberga è praticamente un sarcofago di chiodi, che poi quando ti chiudevano dentro, alla chiusura del sarcofago, tu praticamente morivi infilzato da questi chiodi. Ecco qui la Vergine di Norimberga, il bavaglio di ferro, il bavaglio di ferro. Per evitare che boh, questa postina potesse parlare o qualcosa, praticamente mettevano questo bagaglio, questi aculei, che pian piano era un bavaglio di ferro. Con una punta non potevi parlare, ecco, per farti stare zitto. I sandali del servo, eccolo qua. Il servo, quando non lavorava, gli metteva questi sandali, e il servo doveva muoversi in silenzio. Se faceva dei rumori per casa, il padrone andava lì, cric cric cric, e pian piano stringeva questi sandali finché non diventavano praticamente dolorosissimi al servo, che non riusciva a camminare. Quindi il servo per casa doveva muoversi pianissimo con questi sandali, se no, se si muoveva male, pian piano gli stringevano fino a distruggere il piede. E anche qui
un'altra questa cesta dove forse ti cucinavano. Il cavalletto, la vittima era costretta a stare su questo dorso di cavalletto per farsi male alle parti salute, e Lordane, boh, questo qui non mi ricordo più, questo era questo tipo di tortura. Comunque andatele a vedere, perché veramente il museo di Volterra della tortura vale la pena. Qui i marchi per marchiarti a caldo come una bestia, quindi se avevi commesso qualcosa, i ferri per marcare, il tormento dell'unghia, quindi sotto le unghie ti mettevano delle schegge di legno, qualcosa da farti male, da torturarti. E qui vediamo altre torture infinite. Il boia, quindi questo classico vestito del boia che ti tagliava la testa sul ciocco di legno, e la mannaia del boia e quant'altro. Signori, andiamo a vedere questo museo della tortura, veramente fantastico, perché ribadisco che la tortura è un fatto storico che non è superato, che la tortura non conosce epoca, e c'è ancora adesso vivo il piacere di fare provocare dolore agli altri. Ciao a tutti da Superberta, ci sentiamo quest'estate, vi ricordo tutte le sere quest'estate, il mercoledì sera in Tracque, cultura e cabaret, così ci divertiamo per raccontare tante cose, farvi sapere tante cose, tanti racconti per tutti i gusti.